Ti picchiamo nel set del pre-intro. Cioè, vuoi fare una rissa nel pre-intro prima che parte sia a picchiarci? Sì. Cioè, come se fossimo supereroi. Vuoi picchiarci come supereroi? Sì. Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale! Era un superpotere. Questo cos'era? Laser dagli occhi. L'universo Marvel è gigantesco e curiosissimo. Ecco una lista di curiosità sull'universo Marvel. Quindi quello dei supereroi, per chi non lo sapesse, parte. Gli altri sono DC. Chi è che non lo sa? L'unica cosa certa è che l'universo Marvel è pieno di sfaccettature. Per chi non lo sapesse, la Marvel è la casa editrice anche di film che produce le cose sui supereroi. E gli altri sono DC, tipo Batman è DC, però quelli tipo Spider-Man, Iron Man sono Marvel. In origine, di che colore era Hulk? Io l'ho sempre visto verde. Io no. Ah, tu la sai? In qualche videogioco c'erano delle diverse skin di Hulk che secondo me si rifacevano a un vecchio Hulk passato. Ah, erano nostalgiche. Sì. Comunque è verde per un... Verde di rabbia. No, perché è vegetariano. Rosso! È fighissimo. Solo che è molto cattivo rosso. È troppo violento, secondo me. Verde, quindi è sempre stato verde da quando è stato inventato. Grigio, come se si fossero dimenticati la pigmentazione. O nero. Questo l'hanno colorato palesemente loro. Esatto. Da sbloccare. Allora, quello che dicevo prima è che io un Hulk grigio l'ho già visto. Sì, secondo me era rosso, perché il rosso è proprio il colore della rabbia. L'emoji della faccina arrabbiata, della tastiera del telefono, è rosso. E quando ti incazzi molto ti... Logicamente può andare, logicamente. Però grigio è molto più figo, mi sa di un Hulk morto. Un Hulk... Sono rosso? Sì. Io dico rosso. Grigio. Hulk in origine era grigio. È stato reso verde perché stampare la carta di quel colore costava meno. La colorazione grigio è durata soltanto un numero. Ma perché poi era grigio? Era morto? Era defunto? È bruttino. Eminem compare come personaggio Marvel in quale fumetto? Ah sì? Mai visto io Eminem in guerra. Secondo me potrebbe comparire in Spider-Man. Secondo me è Hulk. Di nuovo Hulk, di nuovo. Hulk di nuovo. Spider-Man. Deadpool. Potrebbe essere anche Deadpool. Perché Deadpool è un cazzone. Cosa. Deadpool è un cazzone come Eminem. Ma è povero Eminem, mi sembra tanto un cazzone. No, vabbè, per dire, è un po' giovanile, no? The Punisher. Punisher. Non mi sembra, è proprio un fumetto. Il fumetto non lo so, io ho visto la serie TV ed è super seria. Capitan America, il personaggio più brutto che potessero mai concepire. Povero Capitan America. Io comunque rimango su Deadpool, forse. Avevo detto Spider-Man. Rimango su Deadpool. Avevo detto Spider-Man, però riflettendoci Deadpool mi convince abbastanza. Ah, io ti dico invece Spider-Man. Prima che fosse rilasciato questo numero, XXL Magazine postò una foto di Eminem con indosso il costume di Punisher. Questo numero fu usato per promuovere il suo disco Relapse. È proprio in copertina e spara insieme a lui. Ci sta. Col Mac. Quale tra questi supereroi in origine aveva i pattini? Thor. Chi è che fa i pattini? Qualcuno che va veloce, secondo me. Flash. Flash va... è DC. Flash. Non è male. Oh, che ignorante. Che dove cadi? Insultatelo. Andiamo a scoprire le opzioni. Ce l'ho, prima delle opzioni. Wolverine. Ma perché? Iron Man. Ah, potrebbe però, essere, sì, perché scusa. È comunque un gear. Doctor Strange, che sì. Non credo, perché manipola il tempo e lo spazio. Doctor Strange sui pattini, però lo vedo un po' sì, male. Un cretino, cioè se si mettesse i pattini sarebbe un cretino. Pantera Nera è molto agile. Salta, corre. Vedi, prima di farsi il costume si metteva i pattini per andare più a schiodo. Falcon, non so che... Beh, ok, Falcon è il però personaggio è inutile da come lo vediamo nei film di Iron Man. È anche brutto concettualmente, no? Assolutamente. Cosa fa? Poli e poi cosa fa? Poi lo fa per sbaglio, tipo un suo amico. Sì, esatto. Dai, ti va di fare i supereroi? Sì, mettiti due ali e vola, dai, cretino. No, cioè no. Falcon. Io dico Iron Man. L'armatura Iron Man Model 3 è una versione potenziata dell'armatura Iron Man Model 2. L'armatura è di nuova generazione e presenta funzionalità e armamenti molto più avanzati, come ad esempio i pattini. Guarda l'icona. È proprio vecchio. E proprio brutto. Sembra una lattina mischiata a Ronald McDonald. È un po' un Transformer anche.
chi tra questi supereroi prese a pugni Hitler? Direi, così proprio sul sicuro, Capitan America. Capitan America, cioè Capitan America. È l'unico che alla fine c'entra con la seconda guerra mondiale, sì. Perché è vecchio. Hulk, Capitan America, la Rosa non credo è modernissima, Wolverine, cavolini. Ci sono dentro sia Capitan America sia Wolverine, che sono quelli che sono sopravvissuti negli anni, sono arrivati ai giorni nostri a comparire nei fumetti. Prima non erano nei fumetti perché non c'erano Capitan America. E potrebbero averli slegato Hitler, Io dico Wolverine allora. Il primo volume di Cap è datato marzo 1941 ed è intitolato Meet Captain America. La copertina, che vede Cap sferrare un pugno ad Adolf Hitler, fece schizzare le vendite della casa editrice. Quasi 1 milione di copie vendute. Istinto americano farà vedere che pigliano a cartonate Hitler. Michael Jackson cercò di acquistare il franchising di quale supereroe? Michael Jackson, supereroe... Spider-Man. Perché dovresti comprarti Spider-Man? È molto umano, è oppure... vicino al popolo, è il, com'è lo slogan di Spider-Man? Il tuo amichevole Spider-Man di quartiere. Silver, chi se lo vuole comprare Silver? Michael Jackson. Perché? È bianco latte. Tempesta. Visione. Interessante Visione, mi piace Visione. Secondo me è Spider-Man. Secondo me è Visione. Non ti so dire il motivo. Spider-Man costa una cifra. Scusa, Visione costa 2 euro, Spider-Man ti costa 10 milioni. Comprati Visione. Caccia a fare Visione, il moonwalk nei tuoi video, va che vai. Sta degenerando la situazione. Michael Jackson sognava disperatamente di interpretare il ruolo di Spider-Man, ma gli fu sempre negato. Quando la Marvel ebbe difficoltà finanziarie, Michael Jackson provò ad acquistare il franchising, ma anche in questo caso fallì. Esiste davvero questa immagine? È finta, la trovi su Google. Cioè, dove la vuoi trovare nel film? Non lo so, magari tipo era una foto che lui metteva in giro perché si sentiva Spider-Man, che ne so. Quale tra questi personaggi fu introdotto come nemico e poi è diventato buono, a riguardo di logica? Occhio di Falco. Canta con me. Oh oh oh, Occhi di Falco. Chi è Occhi di Falco? È quello che c'è in Avengers. Ah, ho capito, quello con l'arco. Sì. Daredevil. Beh, Devil, diavoletto. Introdotto come nemico Daredevil, non so. Diavoletto, cattivello. È super buono invece lui. Cioè, è cattivo con i nemici, è cruentissimo, ma è buono. Ciclope. Un X-Men, Ciclope. Sì. No, allora lui no. Viene dalla scuola di Xavier. Luke Cage. Anche lui è buono. Cioè, io Luke Cage l'ho visto, ho scoperto la sua esistenza dalla serie TV Marvel. E è un buonone, proprio un gigante buono. Ti dico Occhio di Falco. Anch'io Occhio di Falco. Occhio di Falco fu introdotto nel 1964 come un convinto nemico di Iron Man. Servirono ben 9 mesi di sviluppo del personaggio prima di farlo approdare ufficialmente negli Avengers. Oh oh oh, Occhi di Falco! A parte che è un altro fumetto dove Iron Man è un pitone a pedali, cioè... Fu introdotto, sai, cose vecchissime. Quale festività tradizionale festeggia Thanos? La festa della mamma, credo, Thanos. Ciao, sono Thanos! Pasqua! Beh, un ovetto, sembra un ovetto, eh. Scusa. Natale potrebbe essere, comunque. Capodanno, Epifania, dubito. Io penso Natale. Uno vale l'altro alla fine. Beh, però, scusami, è più facile che Thanos sia ateo, per cui ti dico ah, il Capodanno. Ah, non festeggia la festa di Cristo. Esatto, cioè, frega una mazza lui di Cristo. Anzi, non dovrebbe essere tipo personaggio supremo, è lui stesso che si crede Cristo. Che si crede Dio, non Cristo. Penso di essere Dio, semmai. Thanos, il grande nemico degli Avengers, festeggia ogni anno Natale con la propria figlia adottiva Gamora, con tanto di regali, albero decorato e Babbo Natale. Si scoprono sempre cose nuove. Anche che Thanos c'ha l'albero anche di Natale. Ce lo vedi Thanos lì a far l'alberello? Mentre ci vi ammazzo tutti. Quale supereroe nel 2014 cambiò fattezze venendo rappresentato in versione donna? Io so che Hulk ha una versione donna, però non è che cambia fattezze, no, è Hulk donna, esatto. È un altro personaggio. Come Superwoman. Mister Fantastic, che non credo perché no, contiene... No, mi viene in mente qualcosa. Ma contiene la parola Mister nel nome, sarebbe Miss Fantastic. Non dice cambio nome, cambiò fattezze. No, ma vi immaginate una donna da Mister Fantastic? Cos'è la prima cosa che allunghi? Xavier, cioè cos'è? Una donna disabile su una carrozzina che ti legge la mente, cioè pelata. È meno stimolante di... Cos'è questo maschilismo? No, gli uomini possono essere in sedia a rotelle, non sto dicendo pelati, queste, solo gli uomini? Non sto dicendo questo, sto dicendo solamente che già ne hai uno che adempie perfettamente a questo mondo. Non so neanche chi sia Quicksilver, cioè è una marca di vestiti. No, vabbè, quello che va veloce, più veloce del tempo. C'è già Flash? Ah, ma Flash. È DC Flash, vabbè, ancora. Vabbè, ok. Thor, già il capello ce l'ha. Ti dico Thor. Thor. No, Quicksilver.
Quicksilver, non immagine. Thor, essendo un dio, è morto e resuscitato più volte. Dal 2014, creando non poche polemiche da parte dei fan, ha assunto le fattezze di una donna, ritornando poi nel 2016 nella sua versione originale. Thor! Più che altro, no, questa è una cagata. Thor non viene affiancato anche alle Valkyrie, che sono le guerriere, sì, esatto. Quindi è un po' ambigua la cosa. Vabbè. Spock, star di Star Trek, ha atterrato a suon di pugni quale supereroe. Cioè, si sono mescolate le cose? Figo. Wolverine, secondo me no. Fa pugni con Wolverine, si ritrova la faccia in 200.000 pezzettini. Cioè, certo che far arrabbiare Spock bisogna volerci. Doctor Strange potrebbe essere, anche perché viaggia nel tempo, tra le dimensioni, sì. Mistica potrebbe essere, perché è alienoide e perché è anche Jennifer Lawrence. Pantera Nera. E Pantera Nera c'è in tutte le opzioni. Secondo me mai niente, fa niente, è inutile. Secondo me è Mistica, che magari aveva preso le sembianze di qualcuno e lui gli ha tirato un pugno. Io dico Doctor Strange, è più logico. Negli anni 90 la Marvel navigava in pessime acque, dunque nella speranza di risollevarsi ebbe l'idea di lanciare una storia che vedesse affrontarsi X-Men e i personaggi di Star Trek. Ma perché Wolverine si fa picchiare da Spock? Non me lo sarei mai aspettato. Ma la vita è piena di sorprese. Spock che colpisce Wolverine e Thanos che fa l'albero di Natale. Non ce la siamo cavata male, ce la siamo cavata malissimo. Questo quizzone era basato su informazioni che abbiamo trovato in lungo e in largo su internet e non siamo riusciti a comprare i fumetti del 1900 chissà quando per confermare quello che avevamo letto. Quindi probabilmente abbiamo detto una valanga di cagate. Se voi sapete comunque che qualcosa era sbagliato, sentitevi liberi di segnalarlo nei commenti. Dato che questo quizzone, che ormai mi piace chiamarlo quizzone, era sulla Marvel, perché ha 25.000 mi piace, non lo facciamo con la DC. E devo essere entusiasta? Sì. Dai! DC! DC! Tristezza. No, DC, sì! DC! Sì! Sì! Arrivederci. A me non piacciono i film Marvel, sono delle commercialate, sono lì per far andare i bambini, per rilanciare un brand che è già morto nei fumetti perché non sanno più che storia scrivere e cercano di lanciarlo con... dei film raffazzonati con questi supereroi che perdono qualsiasi caratteristica di...